Cari amici, bentrovati e grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. In questi giorni abbiamo sofferto un po' il freddo, la neve, il gelo, ma siamo sempre qui con voi. Grazie perché ci seguite con tanta attenzione e partecipazione. L'estate scorsa, nel mese di luglio, con i giovani dell'Abruzzo e con alcuni del Molise, ci siamo recati in Polonia a vivere la Giornata Mondiale della Gioventù. I giovani protagonisti della storia e di un evento di portata mondiale. Abbiamo raccolto tante immagini durante la settimana in cui abbiamo vissuto il gemellaggio con la diocesi di Radom e ve le presentiamo. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella. Vi invito a seguirci come sempre e vi auguro buona visione. Era il 1991 quando a Częstochowa veniva celebrata la sesta giornata mondiale della gioventù. La scelta di quella città ebbe un forte valore simbolico per il grande santuario mariano di Jasna Góra, a cui San Giovanni Paolo II era molto legato, santuario nella sua terra natale, la Polonia, paese da poco uscito dall'orbita del decaduto regime sovietico. L'inno della GMG, Abba Ojcze, Abba Padre, divenne per così dire la colonna sonora dei giovani. Nel 2016, a distanza di 25 anni, viene celebrata a Cracovia, in Polonia, la 31esima giornata mondiale della gioventù. Le diocesi di Avezzano, Sulmona Valva, Teramo, Lanciano, con i giovani di Trivento e San Salvo, accompagnati dai sacerdoti e dai vescovi Santoro, Secce e Spina, vivono la GMG in cammino di fraternità in pullman attraversando l'Austria, le campagne della Slovenia, fino a Radom per vivere una settimana di gemellaggio con la chiesa locale. A Radom veniamo accolti da una grande luna rossa che rischiara il buio della notte e dal calore delle famiglie che ospitano gli oltre 100 giovani. La parrocchia di San Luca, nel buio della notte, è rivestita a festa con le luci accese, mentre le bandiere agitate dal vento danzano al suono e ai gioiosi canti in lingua polacca. Il vescovo ausiliare, Piotr Turzinski, offre agli ospiti una pagnotta di pane e il sale, in segno di accoglienza come è nella tradizione polacca, dando il personale saluto e quello del vescovo di Radom, Henry Marian Tomasik. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre salvato. Benvenuti in Polonia. Grazie. Scusate l'avventura lungo la strada, però c'è una tradizione polacca che dice che gli ospiti vengono invitati con il pane e il sale, e bisogna toccare, ecco. Tocchiamo il pane e il sale? E il sale, bene. Va bene. Prima della mezzanotte ci raccogliamo in preghiera celebrando l'Eucaristia per rendere grazie per il lungo viaggio dall'Italia alla Polonia e per l'incontro con gli amici di Radom. La giornata mondiale della gioventù in Polonia inizia a Radom, una città di 225.000 abitanti,
La diocesi di Radom conta circa 1 milione di abitanti. Siamo qui in una zona della periferia di Radom, nella parrocchia di San Luca, che conta circa 10.000 abitanti. È qui che viviamo il nostro gemellaggio, due chiese che si incontrano per scambiare i doni dello Spirito Santo e i frutti, mentre siamo in cammino verso il grande momento gioioso della Giornata Mondiale della Gioventù, riflettendo sul tema delle beatitudini, beati i misericordiosi. È qui che si vivono gli incontri di preghiera, gli incontri di condivisione, di comunione, di gioia e di speranza. Cuore di ogni giornata è la preghiera e la celebrazione eucaristica. Ma non mancano momenti di visita a luoghi significativi. Nel verde della foresta si respira aria buona. Si cammina insieme, ci si incontra, si parla. Il Signore Gesù, volto della misericordia del Padre, ci tiene uniti nel suo amore. A pochi chilometri da Radom c'è una foresta, un bosco bellissimo. Un tempo era il luogo dove i re, i principi facevano le loro battute di caccia. Ci siamo recati qui per immergerci nella natura con il suo linguaggio di bellezza e di vita. Come andare ad attingere una sorgente acqua fresca per la vita. GMG è anche natura. Dopo un lungo camminare, finalmente una sosta per gustare un gradito spuntino. Giunti nella grande radura della foresta, consumiamo il pranzo, gustando i prugnoli e i lamponi. I giovani di diverse nazioni, al suono dei tamburi, iniziano una danza collettiva. Il bosco si colora di allegria, con canti e danze. È una festa nel cuore della natura. Veniamo invitati a fare una passeggiata camminando su ponti di legno, lungo il corso d'acqua e la folta vegetazione. Il caldo si fa sentire, ma ci attende una sorgente d'acqua fresca e limpida, ristoro per tutti. Italiani hanno un cuore grande e sempre hanno una gioia dentro, e io chiedo perché gli italiani, voi, fate in modo che noi prendiamo un po' di questa gioia, di questa serenità, di questa allegria nei nostri cuori e nella nostra vita quotidiana. È bello anche osservare i giovani che credono in Gesù Cristo e fanno la testimonianza, che non si vergognano di essere cristiani. Magari per alcuni dei nostri sarebbe una bella cosa di riscoprire anche questo essere cristiani come un tesoro. Don Suavec ci fa da guida lungo i sentieri della foresta. Non abbiate paura di credere in Gesù, è come diceva Giovanni Paolo II, no? Speriamo che anche i genitori, anche le famiglie portino una educazione davvero cristiana a questi giovani, perché ci vuole sempre un fondamento forte. Quello noi cerchiamo a fare qui in Polonia, speriamo bene anche per il futuro, come diceva Monsignor Pietro. La giornata del 22 luglio 2016 è ricca di sorprese. Inizia con un raduno dei giovani provenienti dall'Italia, dall'Albania, dall'Ucraina, dall'Ungheria, dalla Palestina, dal Gabon, dal Camerun, dalla Bielorussia, dall'Italia e dalla Polonia. I giovani si mescolano con canti e balli di animazione in un clima di festa sereno e gioioso. Thank you.
Siamo a Taciu, nella periferia di Radom. È qui che inizia il pellegrinaggio verso il santuario di Botnizza. Botnizza è un santuario dove c'è la Madonna della Consolazione. 18 chilometri di percorso, lo facciamo insieme con i vescovi, con i sacerdoti, con i seminaristi, con i tanti giovani che si preparano alla giornata mondiale della gioventù. La Madonna è la Beata, è lei che ci guida lungo questo cammino. È un momento di festa verso questo santuario dove c'è una devozione mariana sin dal 1700. Inizia così il nostro pellegrinaggio. I giovani sono pieni di entusiasmo e di energia, pronti ad affrontare il pellegrinaggio sotto il sole cocente, senza timore. Prima di partire ricevono il saluto del sindaco Slavomir Bialkowski. Ammirano il luogo bellissimo con il lago, l'edicola della Madonna, passando sotto il grande dipinto che ricorda la battaglia di Grunwald del 15 luglio 1410, in cui il re di Polonia sconfisse le forze dell'ordine teutonico. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre della Consolazione, prega per noi. Vi rinfresca un po'. Ancora! Coraggio, andiamo! Il cammino di 18 chilometri sembra non pesare nelle gambe dei giovani quanto arrivano al santuario della Madonna della Consolazione. Il santuario, bellissimo, è meta continua di pellegrini. I giovani, con slancio di fede, si affidano alla Madonna. Sul prato i 1800 giovani convenuti smaltiscono la fatica mentre si preparano alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietor Turkinski. È un momento di intenso raccoglimento e preghiera. Alla Madonna, Madre di Misericordia, affidiamo i giovani del mondo intero perché possano sperimentare la gioia delle beatitudini evangeliche ed essere strumenti di misericordia. Nel pomeriggio in pullman facciamo ritorno a Radom. Il sole volge al tramonto e la città di Radom si anima del colore dei giovani. Siamo nella grande piazza di Radom, c'è il raduno, la grande festa questa sera, la festa di presentazione dei gruppi, e tra poco noi ci avviciniamo al palco per vivere questa entusiasmante esperienza. 10 nazioni qui questa sera che si presentano per la GMG. Andiamo! I gruppi delle diverse nazioni salgono sul palco per presentarsi. Finalmente giunge anche il nostro turno e intoniamo l'inno Fratelli d'Italia. Dopo la presentazione dei gruppi, i vescovi dal palco impartono sui giovani la benedizione. Alleluia! 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 Alleluia!
La giornata del 23 luglio inizia con la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Luca. Un buon caffè espresso è necessario per dar tono alla impegnativa giornata che ci attende prima di recarci allo stadio. E siamo all'interno dello stadio qui di Radom, c'è il campionato mondiale della gioventù, i giovani che partecipano alla giornata mondiale della gioventù si sono qui radunati per sfidarsi, le tante squadre si incontreranno, è un momento anche questo di gioia e di festa, lo sport come via di pace, di amicizia e di fraternità. Dopo la preghiera iniziale viene dato il calcio di inizio. Il gioco tra le squadre si accende senza esclusione di colpi. Il pubblico fa sentire il tifo incoraggiando la propria squadra. Le squadre si battono con coraggio. La nostra ha dovuto ammettere i propri limiti. È il momento della premiazione, a tutti una medaglia di partecipazione e la coppa alle squadre che si sono classificate al terzo, secondo e primo posto. Una mattinata di sport agonistico, sereno, gioioso e in amicizia vera. Lasciamo lo stadio per recarci in pullman in un luogo caratteristico dove sono stati allestiti numerosi stand della cucina tipica polacca. Gustiamo i ravioli fritti, il brodo con salsiccia, i cetrioli, le polpette, la carne macinata e il lardo spalmato sul pane. Quanta bontà e delizia che viene servita con cordialità. A poca distanza, i gruppi con i costumi tradizionali polacchi si esibiscono con canti popolari. Negli stand vengono esposti i capolavori dell'artigianato locale. Veniamo guidati a visitare il vecchio mulino e oggetti esposti del museo etnografico, segni di una antica e solida civiltà contadina e artigianale. Gli stand sono un carosello di colore, con i tanti gustosi prodotti che danno gioia agli occhi e gusto al palato dei giovani. In mezzo al bosco facciamo visita alla caratteristica antica chiesa in legno.
il vescovo Henrik e il vescovo Piotr sono instancabili nel guidare i diversi momenti, sempre presenti e vicini, mentre i giovani restano ammirati dell'ottima accoglienza e organizzazione. Il tempo corre veloce e dal parco etnografico ci rechiamo nella grande piazza Jagiellonski, nel cuore di Radom, per una serata tutta per i giovani. La piazza, come per incanto, si anima al suono del rap e dei balli di gruppo. Dopo il momento di animazione e quello ricreativo, il vescovo Henrik saluta i giovani. Al canto Abba Oice, le mani dei giovani si levano al cielo e tutto diventa coinvolgimento nella preghiera. La croce della GMG e l'icona della Madonna sono lì con i giovani che cantano, pregano e meditano. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Il Vangelo di questa domenica comincia con le parole: Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui. La prima immagine che il Vangelo ci dà di Gesù è che è un camminatore che passo dopo passo si fa più vicino verso ognuno di noi. Dio è in cammino per tutte le strade per raggiungere ogni uomo. Viene verso di noi non per conquistare, non per giudicare, ma per essere l'agnello che toglie il peccato del mondo. In tutte le religioni il sacrificio consiste nell'immolare qualcosa a Dio. Nel cristianesimo invece è Dio che si immola per noi. Invece di chiedere sacrifici, Dio sacrifica se stesso perché non ci sia difetto nell'amore. Gesù è l'innocente che si è caricato delle colpe e dei peccati di tutti, espiandoli sulla croce. Se proviamo a chiedere all'uomo di oggi perché c'è la fame e la mancanza di cibo nel mondo, perché le guerre, le violenze e le sopraffazioni, perché le faide e lo sfruttamento dei bambini, di solito risponde: non sono io il responsabile, è colpa degli altri. Gesù invece si carica di tutti i mali del mondo e li porta e li toglie. Togliere il peccato del mondo è far cambiare strada alla storia. Il vero agnello di Dio è solo Gesù Cristo. Da Lui possiamo apprendere come fare per aiutare, soccorrere, sollevare, integrare, farci carico dei pesi degli altri, essere fratelli attenti e premurosi. E allora a tutti, con questa bella parola del Vangelo, auguro una buona e serena settimana nella pace e nella gioia del Signore.